Giordano Bruno, il primato italiano nel salto con l'asta, non fa quasi notizia. Ci vuole qualcosa di più, due record nel giro di pochi minuti. Lo scenario è il meeting del CUS Trieste, società per la quale l'atleta friulana gareggiava fino a un paio di stagioni fa. Una serie quasi impeccabile di salti, un solo errore, fino al tentativo di record a 4,50. Va bene alla terza prova, di un soffio. Poi i giudici rettificano la misura, 4,51, e con la Giordano Bruno, una brillante carriera universitaria in scienze matematiche, non si possono sbagliare i numeri. Ma non è finita. L'asticella viene alzata a 4,55 ed è un salto con grande margine, complice qualche raffica di bora. Al microfono di Giancarlo Scarabot, la Giordano Bruno analizza la sua prova. A 55 ho trovato proprio le condizioni perfette, sia nel salto sia la temperatura e il vento alle spalle. I risultati di oggi sono un ottimo viatico per i mondiali di Berlino. Sì, fare queste misure là sarebbe bello, ci proverò. Prima di fermarsi, altri tre tentativi a 4,60, ma era troppo scarica. Sarà per la prossima volta, magari ai campionati mondiali di Berlino, magari per un posto in finale.